Martedì 7 ottobre, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli per la quotidiana rassegna stampa. Qui ci occupiamo delle cose del calcio Napoli. E allora, inevitabilmente si continua a parlare di quello che è successo domenica, delle polemiche, della possibilità, alla quale ormai nessuno più crede, che la Juventus possa avere la partita vinta 3-0, a quelle che saranno le conseguenze. Peccato perché, ripeto, nei giorni scorsi si è concluso. L'altro ieri si è concluso un mercato straordinario da parte del Napoli. Napoli, che adesso lo vedremo, poi è indicato dalla Gazzetta dello Sport come una delle favorite al titolo insieme a Juventus, Inter e Atalanta. Si continua a parlare di questa storia con la Juventus, nonostante ieri poi sono stati ufficializzati gli elenchi inviati alla Lega e alla UEFA per i giocatori iscritti a partecipare al campionato dell'Europa League, e come prevedibile Llorente e Milik sono fuori. Si parla ancora di appunto della partita. Che cosa è successo ieri? Ieri non è successo assolutamente nulla. Il giudice sportivo ha preso tempo, non ha deciso sul 3-0 a tavolino a favore della Juventus, ha delegato tutto all'ufficio indagini. Questo, per chi sa un po' di cose della giustizia sportiva, vuol dire semplicemente che si aspetta per cercare di prendere una posizione politicamente condivisa che permetta alla Lega di non, diciamo così, perdere tutta la faccia rispetto a una situazione che ormai è chiara. Il Napoli non poteva andare a Torino fermata da una legge dello Stato, da una legge cioè da un provvedimento collegato a una legge costituzionale, quindi non c'è proprio verso di cambiarlo. Quel protocollo firmato è carta straccia sostanzialmente, perché lo vedremo, anche altri aspetti non vengono applicati. E che cosa succede adesso? Che la Lega Calcio ha il diritto di avere una normativa per la quale pensare di andare avanti, perché affidarsi al buon senso in Italia non è una cosa possibile. Io l'ho detto spesso in questi giorni, lo ribadisco anche qui: l'Italia è quella nazione in cui un procuratore della Repubblica di Potenza ha indagato su fatti privati che avvenivano in una stanza del Ministero degli Esteri tra un viceministro e una valletta, un'attrice, chiamiamola come volete voi. E comunque, quindi in Italia si può fare tutto e il contrario di tutto, tranne che pretendere il buon senso, perché ci sono tante di quelle persone coinvolte che ci sarà sempre qualcuno che vuole fare il fenomeno. Non ho problemi anche a ribadire che secondo me fenomeni l'hanno voluto fare all'ASL 1 e 2 di Napoli, perché la partita si poteva giocare tranquillamente, però una volta che è stato preso quel provvedimento il Napoli non poteva assolutamente andare a Torino, e la barzelletta del 3-0 a tavolino non ha motivo di esistere. Adesso l'ha scritto molto chiaramente tutto sport, dopo lo vediamo. Bisogna trovare un giusto equilibrio. Comunque, vediamo un po' il Corriere dello Sport, che cosa dice. Napoli tutti negativi, e perché tutti negativi? Perché ieri ci sono stati i risultati dei tamponi fatti lunedì. Napoli è l'unica società, credo, che dà i risultati dei tamponi a puntate. Già era successo sabato, si era sparsa la voce che ci fossero quattro giocatori positivi, perché il Napoli ha dato i risultati tutti negativi, dicendo però che mancavano quattro esiti. Poi, tra uno di questi quattro c'era Elmas. Non capisco perché non dare i risultati tutti insieme. Ieri si è ripetuta la storia, erano stati dati tutti i risultati negativi, aggiungendo che due esiti non si erano avuti ancora. E si era sparsa la voce in città che erano positivi un giocatore e un membro dello staff medico. Fortunatamente non è stato così. Ribadisco, oggi fanno di nuovo i tamponi. Domani, quando date i risultati, aspettate di avere tutte le risposte e poi fate il comunicato. Comunque, vediamo un po' di calcio giocato. Bakayoko subito. Darino vuole entrare negli schemi, ha scelto la maglia numero 5. Andiamo avanti. Il Napoli è corretto, niente penalizzazioni. Questa è un'altra farsa aperta all'interno della federazione. Perché una farsa? Perché il protocollo mitico pretende che i giocatori non positivi possano continuare la loro attività normalmente, non vanno in isolamento come accade a tutti gli altri cittadini in Italia, semplicemente perché attraverso il protocollo vanno in questa bolla creata in un albergo ai margini o un posto indicato dalla società vicino al centro di allenamento per potersi allenare.
Teoricamente il Napoli non ha fatto questo piccolo particolare. Il risultato della positività di Zielinski è arrivato venerdì pomeriggio, quando i giocatori erano già a casa loro, quindi erano domiciliati a casa loro. Il secondo tampone è stato fatto in macchina, i giocatori non sono mai andati in ritiro. Quando poi sono andati, erano praticamente, dovevano partire direttamente per andare a Torino. Sono stati fermati, quindi il Napoli non ha violato nessun protocollo. Protocollo che ha vietato, che ha violato la Juve, poi lo vediamo su una pagina clamorosa scritta sulla stampa di Torino, che è ufficialmente il giornale della famiglia Agnelli. Ma oggi nella famiglia Agnelli comandano gli Elkan, che stanno contro l'Agnelli. Tutta una storia bella ingarbugliata. Comunque, il Napoli è corretto, niente penalizzazioni, e sono le parole di Grassani. Perché niente penalizzazioni? Perché adesso circola un'altra barzelletta, che la partita non si gioca, si ripete. Però il Napoli ha un punto di penalizzazione, il che, permettetemi la battuta, poiché alla fine il Napoli in un modo o nell'altro la partita a Torino la perderà a prescindere, sarebbe stato un danno ulteriore, una beffa ulteriore, perché il Napoli non solo perde la partita a Torino con la Juventus, ma pure il punto di penalizzazione. Ovviamente se danno il punto di penalizzazione al Napoli va dato a tutte le altre squadre che parimenti al Napoli hanno utilizzato la stessa cosa, a cominciare dalla Juventus, quindi non si farà niente anche in questo aspetto. Veniamo alla Gazzetta dello Sport. Napoli nella bolla, i tamponi sono negativi, ma gli azzurri sono chiusi a Castelvolturno mentre il giudice rinvia. Lo abbiamo già detto, tutti i tamponi negativi. Il Napoli adesso è in ritiro. Immaginatevi la gioia di tutti i giocatori del nazionale del Napoli che non si sono potuti muovere, mentre quelli della Juve sono partiti in barba a tutte le. Anche i giocatori dell'Atalanta sono partiti, i giocatori del Milan sono partiti, tutte le squadre che hanno almeno un positivo, non nell'organico, ma proprio in tutto lo staff che sta intorno, dovrebbero essere in questa mitica bolla. Ci sta solo il Napoli in questo momento, con i giocatori che sono furibondi. Peraltro, ieri hanno lasciato la bolla della Juve, Demiral e Buffon, che non sono stati neanche convocati dalla nazionale. Sono a fare come si chiama? Insomma, stanno in quarantena volontaria a casa loro, mentre alcuni sono addirittura andati all'estero, quelli convocati dalle nazionali, e questi sono passibili, stando alla legge vigente in Italia, di una denuncia penale per la violazione dell'articolo 650 del codice penale. E poi in basso l'articolo della Gazzetta che dice sul protocollo la procura indaga se esistono altre violazioni, perché se hanno aperto. Il Napoli non è indagato, ha detto Grassani, sono state chieste le documentazioni, ma è chiaro che se si riscontra un illecito da parte del Napoli, una violazione del protocollo, vanno verificate tutte le altre 19 squadre di Serie A se hanno seguito il protocollo e a naso, a meno che non ci sia qualche squadra che non ha avuto nessun positivo, può essere, tutte le altre avranno violato in un modo o nell'altro questo protocollo. La barzelletta. Andiamo avanti, parliamo un po' di calcio. Dossier campionato fatto alla Gazzetta dello Sport. La A sfoglia le rose. Inter, Atalanta e Napoli lanciano la sfida alla Juve che cambia. Il Milan sogna. È un giudizio non al mercato. Ieri per la Gazzetta dello Sport in Napoli è la squadra che ha meglio agito sul mercato. Adesso si fa una valutazione sulle rose a disposizione. E il Napoli per la Gazzetta dello Sport è al quarto posto dietro Juventus, Inter, Atalanta, poi c'è il Napoli che non è al pari di Inter e Atalanta, un po' più avanti, quando era, o forse addirittura avanti, perché il Napoli, secondo la Gazzetta dello Sport, non offre garanzie totali, soprattutto nei ricambi per la difesa. Andiamo avanti, questo è tutto sport ed ha un'analisi. Il giudice 3-0, il giudice studia un verdetto politico. Il verdetto di un giudice sportivo è sempre politico. I giudici non vincono un concorso i giudici sportivi, ma sono nominati dal presidente dai presidenti delle varie leghe o dei vari comitati regionali o locali. Quindi è sempre una sentenza politica. È chiaro che adesso il 3-0 non è possibile. Qual è la tesi di tutto sport? Che non si può dare il 3-0 per non far passare la tesi che il Napoli poteva andare a Torino violando una legge penale. Però, poiché bisogna dare soddisfazione anche alla Lega, per punizione si inventa un punto di penalizzazione per aver violato il protocollo. Protocollo che ha violato anche la Juve, anche se tutto sport, nello stesso articolo, parla di due giocatori convocati dalla nazionale. I giocatori che hanno lasciato il ritiro della Juve sono 7, 5 nazionali.
Ok, più Demiral e Buffon. Quindi sono sette giocatori, di cui Buffon non è stato convocato a nessuna nazionale, quindi se ne è uscito per decisione sua perché convocato da Ilaria D'Amico probabilmente. Comunque la tesi è questa, è una tesi risibile per alcuni versi, ma io sono convinto che in federazione stanno studiando una cosa del genere. Poi alla fine verrà fuori che tutte le squadre hanno violato il protocollo, quindi non danno un punto di penalizzazione a tutti, oppure non lo danno a quelle squadre che hanno avuto la fortuna di non aver contagiato, ma sarebbe ingiusto, oppure si finirà col dare un'ammenda ridicola, quella semmai prevista per legge che sono 400 euro, magari verrà estesa anche in questo caso come un'ammenda ai calciatori che hanno violato questo mitico protocollo, una barzelletta. È una barzelletta che ha origine a monte, il problema l'ho detto domenica quando è venuto fuori prima della partita, che non ha sbagliato il Napoli, non ha sbagliato la Juve, non ha sbagliato la Lega, non ha sbagliato neanche l'Astra. L'errore è politico, è stato fatto un protocollo che peraltro è oltre a non rispettare una legge dello Stato, non rispetta una legge costituzionale, quindi siamo proprio veramente nella follia più totale, perché noi abbiamo una classe politica incapace, inesperta, inadeguata. Metteteci l'aggettivo che volete, la realtà è questa. E il mondo del calcio è responsabile di essersi fidato. State certi che se non si trova una soluzione, che non so quale può essere, verrà fuori l'ASL di Mazzara del Vallo che bloccherà Milan-Inter perché un tesserato di una squadra sarà potrebbe essere l'ASL di Mazzara del Vallo a bloccare. Perché l'Italia funziona in questo modo. Andiamo avanti, Napoli domiciliato a Castelvolturno, sempre tutto sport, creata ieri la bolla sterile come da protocollo. Questa storia creata ieri la bolla sterile è singolare perché loro devono dire che il Napoli non l'ha fatta prima. Napoli non l'ha fatta prima perché non l'ha fatta manca la Juventus sostanzialmente. Non l'ha fatta prima perché i giocatori non stavano in ritiro, adesso sono andati in ritiro e quindi è stata creata la bolla sterile. Faranno il tampone, faranno due tamponi, si vedrà che sono negativi tutti e due, oppure chi non è negativo si ferma. E quindi andiamo avanti tranquillamente. Una pagliacciata anche questa. Andiamo avanti, il mattino tutti negativi, Napoli al lavoro, il carteggio con le ASL nel dossier. Questa è un'altra cosa che il diritto sportivo è straordinario, no? Perché ogni volta si inventa. Questa storia del pre-reclamo del Napoli è meravigliosa. Come si fa a fare un pre-reclamo? Il reclamo nasce nel momento in cui c'è una sentenza avversa. Nel momento in cui tu non hai nessuna sentenza contro, come si può fare il pre-reclamo? Comunque il Napoli ha presentato in pre-reclamo mettendo tutto il carteggio con le ASL, il carteggio che significa tutto e non significa niente, la parte ufficiale. Quello che vorrebbe sapere la Procura federale se c'è stata una richiesta di De Laurentiis di intervenire e far uscire una cosa del genere, chiaramente non è nel carteggio, a meno che non ci sia un'inchiesta penale e ci sono delle intercettazioni e questo potrebbe venire fuori. Ammesso e non concesso che c'è stata questa telefonata di De Laurentiis, l'ASL non lo ammetterà mai perché l'ASL dovrebbe dire che sta al comando di De Laurentiis. La Juventus ha detto questo, che l'ASL piemontese non avrebbe mai fatto una cosa del genere. In Campania non ritengo che l'ASL dipenda da De Laurentiis. C'è stato il provvedimento nei confronti di Zielinski, che era un atto dovuto, non è stato il Napoli ad avvisare l'ASL, ma il laboratorio che ha fatto l'esame, che è quello dell'Università Federico II, che è tenuto ovviamente a trasmettere gli esiti all'ASL competente. L'ASL Napoli 2 ha bloccato Zielinski, ha messo in isolamento fiduciario gli altri giocatori. Il Napoli a questo punto ha chiesto delucidazioni, che cosa significa isolamento fiduciario? E gli è stato detto che non possono lasciare il domicilio, non potevano partire per Torino. Questa è la legge, non è il Napoli che se l'ha inventato. Quindi, questo è il carteggio. Però io ricordo anche che per banali motivi di tesseramento la Procura federale ha tenuto fermo una sentenza di serie D, non stiamo parlando di terza categoria regionale, provinciale, ma una partita di serie D, peraltro poi risultata decisiva ai fini della promozione, della vittoria del campionato. Una partita giocata alla prima di campionato, il verdetto è arrivato dopo la fine del campionato, quando proprio non se ne poteva fare a meno.
L'indagine che doveva fare la Procura federale era semplicissimo: andare all'ufficio tesseramenti e verificare se un certo tesseramento era stato fatto un giorno oppure un altro. Alla fine il risultato, mi ricordo questa vicenda, l'ho seguita perché c'era di mezzo una squadra campana, la Viribus Unitis, come parte lesa. Alla fine l'ufficio tesseramento ha fatto un documento per cui questo giocatore è stato tesserato la domenica mattina. Io immagino che a Roma l'ufficio tesseramenti della Lega del Comitato Interregionale, l'ufficio tesseramenti ha aperto la domenica mattina. Una barzelletta, chiaramente, però insomma, questo per capire come funziona la fede a calcio. Che poi la gente dovrebbe sapere tutte queste cose qui. Quello che succede in Serie A non è niente rispetto a quello che succede nei campionati minori, in tutti i campionati minori. Qui stiamo parlando di Serie D, eh? È una storia di una ventina d'anni, ma poco meno di 20 anni fa, di una quindicina d'anni fa. C'era in mezzo una squadra romana che non ricordo, ma c'era di mezzo sicuramente la Viribus Unitis, che non fu promossa perché non fu data partita persa a tavolino a questa squadra per un tesseramento fatto non neanche fuori tempo, che però non poteva essere registrato prima della partita, era prima di campionato. Tesseramento poteva essere fatto, per una storia più o meno simile a quella di Diawara, ecco. Comunque, andiamo avanti, si buca la bolla della Juve, giocatori segnalati in procura. Questa è Repubblica. Che cosa è successo ieri? Abbiamo detto che 7 giocatori della Juve, tra cui Buffon, non convocato da nessuna nazionale, hanno lasciato il ritiro dell'albergo indicato dalla Juventus, hanno bucato la bolla e se ne sono tornati a casa loro. Poi 5 nazionali sono addirittura andati all'estero, 4, Cristiano Ronaldo sta ancora a casa. Cristiano Ronaldo ha i suoi tempi, può partire anche durante il Covid, partiva, andava in Portogallo, tornava quando voleva. Comunque, questi giocatori hanno lasciato, quindi la bolla non c'è più. La Juventus ha sicuramente violato il protocollo, cosa di cui ha accusato il Napoli. Andiamo avanti, Napoli in quarantena, questa è la Repubblica nella pagina di Napoli, Napoli in quarantena, tutti negativi i tamponi circoscritti al contagio, circoscritto il contagio. E poi giudice sportivo, sentenza rinviata, servono altre indagini. L'articolo di Pasquale Tina è stato tecnicamente perfetto, la realtà è che stanno aspettando l'input per vedere come mettere la pezza a colori, per vedere come devono uscirne con la faccia pulita. Insomma, non ci sono indagini da fare, ci sono dei documenti ufficiali resi noti, che sono pubblici, sono pubblicati sui siti internet ufficiali dell'ASL, quindi li possono andare a prendere tranquillamente. L'ufficio indagini non deve fare nessuna indagine in questo modo, stanno solo prendendo tempo. Andiamo avanti, ecco la pagina di cui vi dicevo del Torino, fuori bolla. Che cosa ha scritto la stampa? Ha scritto che la storia riportata molto preciso, molto bene anche da Repubblica, di questi giocatori che hanno lasciato il ritiro. Perché questa cosa fa notizia? Perché la stampa è, come tutti sanno, il giornale della Fiat, cioè della famiglia Agnelli. Però la famiglia Agnelli ha una parte che si chiama ancora Agnelli, ma quelli che comandano si chiamano Elkan, anzi quello che comanda, perché l'Apo non conta niente, si chiama John Elkan. John Elkan, che riportano le cronache, io poi non seguo queste cose qui che sono soprattutto cose torinesi, insomma, appassionato di calcio, anche per lavoro le seguo un po', e ai ferri corti, ma non da adesso, con Andrea Agnelli, scrisse da Gospia un paio d'anni fa che il desiderio di John Elkann era quello di togliere la Juventus ad Andrea Agnelli e mandare Andrea Agnelli alla Ferrari. Ufficialmente sarebbe stata una promozione, praticamente promoveatur ut amoveatur, lo voleva rimuovere da là. Ci fu una mezza sommossa da parte di tifosi della Juve. I tifosi della Juve giustamente adorano Andrea Agnelli, perché indebitando, facendo debiti clamorosi e riuscendo a farli passare attraverso le maglie della Covisoc e del fair play finanziario, che nel caso della Juve sono molto molto larghi. Andrea Agnelli sta facendo dei debiti clamorosi. Ci sono stati aumenti di capitale cospicui e in più è stato fatto un debito pubblico, sono state vendute, non mi ricordo tecnicamente come si chiama, il debito pubblico. La Juventus ha chiesto sul mercato 300 milioni per mandare avanti la propria attività, per fare investimento e tutto. Ed è questa una cosa permessa per una società per azioni, è quello che fanno tutte quante le società che chiedono un finanziamento in borsa al mercato, sostanzialmente per mandare avanti i loro progetti, che è però terribilmente proibito dal regolamento sportivo. Il regolamento sportivo proibisce di indebitarsi verso chiunque non sia socio, ok? E quindi
Non solo, ma questi debiti, questi crediti dei soci devono essere inesigibili. Cioè, il socio può essere rimborsato, però fino a quando non sarà la società a decidere il rimborso, il socio non può pretendere questo rimborso. Nel caso della Juve, che cosa è successo? Che la società fiduciaria che gestisce la Juve ha chiesto soldi al mercato. Una volta che il mercato gliel'ha dati, la società ha fatto un aumento di capitale. Legalmente, probabilmente e sicuramente è una cosa fattibile, però insomma, voi capite che siamo peggio delle plusvalenze. Comunque c'è stato questo attacco violentissimo della stampa ad Andrea Agnelli, alla gestione della Juve, sostanzialmente Andrea Agnelli. In mattinata John Elkann aveva anche detto che se fosse stato lui il presidente della Juve, una volta arrivata la telefonata De Laurentiis avrebbe acconsentito al rinvio della partita, cioè attacco su tutti i fronti. Vedremo quello che succederà, però un conto è una dichiarazione così di finto fair play. Vedere il giornale della Fiat, quindi controllato da Elkann, che attacca in maniera violentissima la Juventus di Andrea Agnelli è singolare. Con questo abbiamo concluso, l'appuntamento è per domani.